interessanti, e sono state fatte tante cose interessanti. Basta andare a vedere qua vicino il cantiere della Casa degli Artisti, e sarà sicuramente un intervento molto importante. La zona potrà fare un bando, la zona riavrà quel luogo della sua bellezza, ma anche nel suo uso culturale. Abbiamo la piscina di Fate Bene Sorelle, che è un'altra grande conquista, e che abbiamo avuto grazie al progetto di rigenerazione e recupero del garage Traversi, e con l'applicazione delle nuove norme che consentono questa collaborazione tra pubblico e privato, che in qualche modo tendono a non tenere in cassa, Beppe, gli oneri, perché non serve tenerli in cassa, ma fare in modo che tutte le volte che si fa un intervento di recupero di rigenerazione gli oneri vengano immediatamente insieme attraverso la zona e i quartieri ridestinati per opere di interesse pubblico. Ma, insomma, poi la zona 1 è una zona che ha tanti elementi di interesse. Io credo che possa essere veramente la grande municipalità su cui veramente si potrà lavorare per la rigenerazione. Per la rigenerazione anche in termini di sostenibilità, facendo anche dei bei interventi di sperimentazione da questo punto di vista. Vai, cioè è evidente che questa è, devo dire, una zona ormai densa, no? Su cui non è possibile altro che eventualmente sostituire, sicuramente non aggiungere, tant'è vero che a Scaldasole, che è ancora zona 1, che a Scaldasole abbiamo fatto questa bella operazione con B&B, dove c'era un angoletto molto carino di verde, dove veniva una roba enorme, abbiamo spostato le volumetrie e lì abbiamo permesso il giardino condiviso. Ecco, io penso che qui si può veramente continuare in questa strada su un'urbanistica nuova. Insieme dobbiamo pensare laddove è possibile liberare degli spazi, se vogliamo andare in altezza, e questa è una discussione che dovremmo fare in futuro. Noi oggi abbiamo dei limiti nel piano del governo del territorio, però appunto lo discuteremo insieme. Io credo, ecco, che voi veramente siate il quartiere che deve molto migliorare, avere in termini ad esempio di qualità di arredo urbano, però può fare veramente molto per partire con quella che è la nuova fase, e quindi migliore sostenibilità economica, ricambio anche dal punto di vista di alcuni immobili che non hanno più una certa tipologia di prestazione. Quello che dobbiamo fare è cercare, rispetto a alcune zone della zona 1, della municipalità 1, di forse riportare, ripensare ad esempio alla vita, a una vita che non deve essere per forza movida, ma abbiamo oggettivamente dei quartieri, abbiamo oggettivamente delle strade che sono in difficoltà, e allora lì penso che si possano fare degli accordi, ne parlavi anche tu l'altro giorno, anche con la proprietà, per fare in modo di reinserire, di riportare attività artigianali. Abbiamo fatto tanto, possiamo ancora fare, sono sicura che poi Beppe avrà tutti gli strumenti per continuare. Grazie.